Ciao ciao! In moltissimi video vi ho proposto l'utilizzo della plastica termoretraibile per creare degli accessori come ciondolini, orecchini. Solitamente ho utilizzato questi fogli di plastica termoretraibile stampabile, che può essere disegnata sulla parte opaca e ritagliata e con il calore ristretta, diventando così questo modo, come se fosse vetro. In realtà però vi ho proposto una soluzione alternativa nel caso in cui voleste fare un test senza dover acquistare per forza della plastica, e quindi facendo riciclo creativo semplicemente utilizzando una vaschetta che trovate comunemente al banco saloni. Ma sono tutte adatte a questo esperimento? In realtà no, ve lo faccio vedere in questo video. Ho acquistato l'altro giorno una vaschetta di ricotta fresca, tra l'altro davvero molto buona. L'ho invitata gentilmente a sloggiare, ho pulito la vaschetta. Moltissima! Boh, non si vede, comunque c'è il simbolino del riciclo e all'interno c'è scritto il numero 1. Per il nostro esperimento utilizzeremo solo il coperchio. Mi servono colori. Colori, mi raccomando, indelebili. Come suggerito da qualcuno tempo fa, ho disegnato un ananas. Ovviamente con tanto di occhi e bocca. Molto cute. In teoria, se questo esperimento dovesse funzionare, il mio disegno dovrebbe restringersi moltissimo, quindi lo disegno molto più grande, delle dimensioni reali che vorrei avere. Pistola ad aria calda, vado a restringere la plastica. Solitamente il restringimento avviene in brevissimo tempo. Risultato: la plastica è diventata bianca, non si è ristretta moltissimo, si è leggermente indurita. Quindi questa non è la plastica adatta a fare dei ciondolini. Perciò, se vogliamo utilizzare la plastica termoretraibile per creare degli accessori, orecchini, ciondolini, dobbiamo escludere la plastica con il simbolino 1 al centro. Ciao! Lo utilizzerò come segnalibro.